ritorna su Radio Siena TV, anteprima Pianeta Robur. Si gioca di lunedì questa settimana alle 20.45 al Franchi, andrà in scena il derby tra Siena e Lucchese, la prima di un tris di partite che può dire davvero molto sul campionato dei bianconeri. Una gara che si giocherà con che partirà con un minuto di raccoglimento in memoria degli eroi della Chapecoense, il cui destino si è interrotto tragicamente in un volo aereo verso il sogno. Sarà una puntata un po' particolare quella di questa sera, perché oltre ai consueti interventi saremo collegati in diretta con Alessandro Lorenzini, presente nella sede del club Fedelissimi, dove si sta svolgendo proprio in questi minuti un aperitivo alla presenza dell'allenatore bianconero Giovanni Colella. Siamo subito nel vivo della trasmissione e lo facciamo dando il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto negli studi di Radio Siena TV, grande tifoso bianconero. Grazie, Fabio Cannoni. Grazie dell'invito a voi. Allora, andiamo a vedere subito quello che è successo nell'ultimo turno di campionato, le partite dell'ultima giornata e poi la classifica aggiornata. Gianna Erminio Arezzo 0-0, Tuttopoio Como 0-0, Viterbese Carrarese 2-1, Lupa Roma Cremonese 1-1, Olbia Racing Roma 2-0, Pro Piacenza Piacenza 0-0, Renate Robor Siena 0-0, Prato Alessandria 0-0, Livorno Pontedera 0-1, Lucchese Pistoiese 1-0. Andiamo a vedere la classifica con l'Alessandria ancora in testa a 39 punti, Cremonese 33, Livorno e Arezzo 26, Piacenza 25, Viterbese e Renate 23 punti, Gianna Erminio 22, Lucchese e Olbia e Como 21 punti, Robor Siena 20, Carrarese 17, Pistoiese e Pro Piacenza 16 punti, Sontopoio e Pontedera 14 punti, Lupa Roma 13, Racing Roma Prato 8 punti, ricordando che la Lucchese, prossima avversaria di Bianconi, è stata penalizzata di un punto per aver presentato in ritardo il pagamento della fideiussione. Abbiamo visto c'era qualche errore nei risultati, comunque ecco Fabio, partiamo da questo pareggio che la Robur ha conquistato a Città di Meda contro il Renate. Ma il pareggio di Meda rispecchia un po' secondo me l'andamento del campionato del Siena di quest'anno, cioè quello che un po' anche ha dichiarato anche Colella nelle interviste anche che abbiamo avuto anche in precedenza, cioè la mancanza un po' di discontinuità di prestazioni. Cioè noi abbiamo visto che con Renate una partita divisa in due, cioè praticamente abbiamo visto il primo tempo che il Renate ha condotto un po' a suo piacimento con un Siena abbastanza sottotono, una ripresa invece in cui il Siena è venuto fuori bene e ha costretto Renate a difendersi e ha legittimato in questo secondo tempo il punto conquistato contro la squadra che si era dimostrata fino a domenica una in casa abbastanza forte. Quindi diciamo che questo forse è il problema del Siena di quest'anno, cioè noi abbiamo visto prestazioni come quella di Teramo, a parte Teramo era in Coppa Italia, quindi è abbastanza ininfluente, magari è condizionata anche dal schieramento di tante seconde linee, ma anche Teramo chiaramente aveva fatto uguale. Però diciamo, abbiamo assistito a queste un po' prestazioni double face, cioè in cui a volte il Siena si è visto bene e a volte meno bene. Però ecco, se il Siena riuscisse a ripetere anche lunedì una prestazione positiva, riferendosi soprattutto al secondo tempo di domenica, possiamo essere fiduciosi. Ecco, andiamo a sentire allora proprio cosa ci ha detto il bianconero Paolo Grillo in conferenza stampa. Ha parlato della partita di Renate, ma anche della sfida con la Lucchese e dei prossimi incontri che attendono i bianconeri, ovvero il turno frasettimanale a Viterbo alle 14.30 e poi la gara con l'Olbia della domenica successiva. Adesso viene un ciclo di partite che è molto importante, perché pensiamo che adesso giochiamo lunedì con la Lucchese, che due punti sopra di noi, 2-3, quindi vediamo da una partita con Renate che potevamo fare meglio, anzi nonostante non l'ottima prestazione abbiamo portato a casa un punto importante. Le prossime partite sono importanti, dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Come ci si prepara a tre partite così ravvicinate, lunedì, giovedì e domenica? C'è un segreto oppure quindi si pensa a una partita dopo l'altra e basta?
No, beh, il segreto è allenarsi al massimo, giorno dopo giorno, essere uniti, tutto il gruppo, ascoltare quello che ci dice il mister e cercare di dare il massimo poi in partita. Beh, intanto dico, abbiamo giocato con una squadra che veniva da un ottimo momento e andava veramente forte. Certo, non abbiamo fatto un ottimo primo tempo, però, ripeto, nonostante la non ottima prestazione abbiamo portato a casa un punto. Quindi va bene così. Beh, sicuramente non abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita. Che dire, magari siamo andati in campo con una mentalità sbagliata. Questo sicuramente. Però credo che adesso possiamo rifarci già da lunedì. Sì, questo sì, è vero. Però, che dire, come ho detto, c'è il Renato che andava veramente forte. Quindi, che dire, cioè, la squadra non ha dato, cioè, ha dato il massimo, però alla fine non abbiamo fatto un'ottima prestazione. Questo qui c'è da dire. No, tipo se c'è, cioè, questa squadra mi trovo bene. È normale che non si riesce a giocare sempre da titolare, perché, cioè, nel mio ruolo ci sono due giocatori come D'Ambrosio e Rondanini che sono due grandi giocatori, però domenica sono entrato bene, ho dato il mio contributo alla squadra. Cioè, se... Queste le parole allora, Fabio, di Paolo Grillo. Ha ripercorso un po' quello che è successo al Città di Meda, ci siamo proiettati con lui nel derby con la Lucchese di lunedì. Te, Fabio, di derby ne hai visti tanti con i rossoneri? Senz'altro, è stato, sono sempre stati delle partite tirate, e diciamo che la tradizione è favorevole al Siena, perché in casa con la Lucchese il Siena ha quasi sempre vinto, però diciamo sono sempre stati derby. Cioè, quelli ancora più anziani di me poi ricordano anche addirittura delle partite degli anni 50 in cui veramente la Lucchese erano degli scontri molto molto sentiti. È chiaro, è un derby, una partita che da quel che si legge verrà seguita anche da parecchi tifosi rossoneri, e quindi senz'altro sarà interessante, anche perché, ripeto, potrebbe essere questa, con poi anche seguita dalle altre due partite in settimana, quelle potrebbero far vedere sinceramente il problema nostro è che ancora non si è visto questo, quello che può valere effettivamente il Siena. Cioè, il Siena ora è in questa posizione al 12° posto, però una classifica molto corta, quindi con risultati positivi si fa la svelta a risalire le posizioni in classifica, però diciamo ancora non abbiamo visto il reale potenziale di questa squadra. Hai anche un aneddoto da raccontare riguardo a un derby con la Lucchese? Ah sì, questo è un aneddoto abbastanza comico, diciamo. Si parla dell'anno 82, quindi ben 34 anni fa, quando il Siena, sotto la guida di Mammi, vinse il campionato di C2. A quei tempi mi ricordo che con Massimo Losi facevamo le radioronache delle partite del Siena, e allora non c'erano, come oggi per voi giornalisti, delle postazioni molto confortevoli. La nostra postazione era formata da un tavolino, due sedie e un baracchino messa in cima alla tribuna coperta. Partita in casa con la Lucchese, vantaggio senese con il solito Coppola, pareggio rossonero, si arriva al 90°, allora non c'erano i tabelloni, quindi si sapeva che la partita stava per finire. Punizione al limite dell'area a favore del Siena, l'allenatore Mammi inserisce Stringara, che si sapeva che era un giocatore esperto in punizioni. Grande bomba di Stringara, 2-1 per il Siena, fischio finale. All'esultanza del nostro gol, non rendendosi conto di dove sera, saltammo in piedi sia io che Massimo, e questo comportò che tutto il materiale che avevamo cadde sulla testa degli spettatori della prima fila della tribuna aperta, quindi tavolino, baracchino, sedie, cadde tutto addosso a loro. E questo, dopo un primo momento di incertezza, poi si risolse in una risata generale, perché chiaramente la gioia per aver conquistato la vittoria compensava ampiamente questo disagio procurato. E la partita, il finale, non lo senti più? No, nessuno. Perché il baracchino non funzionava più. Però adesso siamo in collegamento con chi quel gol lo ha vissuto dal campo, lo ha fatto, e do allora il benvenuto ad Anteprima Pianeta Robur a Paolo Stringara. Buonasera, grazie per l'attesa. Buonasera, grazie a voi intanto per avermi fatto ricordare questa cosa che
quella grande bomba. Vabbè, uno dei ricordi più belli della mia vita calcistica, ma a livello di emozione penso sia una delle più grandi emozioni che ho provato in vita mia, veramente. Ecco mister, che ricordo ha appunto di quegli anni della Robur anni 80, della sua Robur? Ma niente, ricordi cari, ricordi dei primi anni che giocavo, quindi praticamente Siena per me è stata la prima squadra, sono state le prime partite che ho vissuto, mi ricordo ancora il mio esordio al campo delle due strade contro la Rondinella, contro un certo Emmy, marcavo un certo Emmy, insomma sono ricordi veramente belli, veramente belli. Poi quel ricordo in particolare, quello lì del gol contro la Lucchese, cioè, mi ricordo attimo per attimo, Tognarelli, Bruno, il povero Bruno Beatrice che dice a Tognarelli dai tagliala bene che fa il gol, la palla che così che parte, che si infila all'incrocio dei pali, io che mi giro, vedo venire giù la rete, no, della gradinata lì, e tutti che fanno invasione di campo, insomma sono ricordi pazzeschi, veramente eccezionali. Che poi quel campionato lo avete vinto. Sì, abbiamo vinti, io con Siena personalmente ne ho vinti due, uno con Guido Mammi e uno con Ferruccio Mazzola. Poi mi ricordo che con Ferruccio l'anno dopo sfiorammo la Serie B, arrivammo terzi, quarti, una roba del genere. Quindi niente, ho ricordi veramente eccezionali. Mi dispiace un po' che si sono un po' così sciupati con quella partita lì quando io allenavo il Livorno, quegli incidenti che successero, purtroppo mi dispiace che sia un po', no, andata così. L'anno successivo uno striscione nei miei confronti, insomma mi dispiace che sia andata così, perché io veramente a Siena sono cresciuto, a Siena devo tantissimo, soltanto per capirci, cioè non so, l'assicurazione della macchina io ce l'ho sempre a Siena, no? Con Paolo Gallerini, e ogni volta prendo la macchina, vengo a Siena quando c'è problemi, la mia banca è a Siena, quindi una parte di Siena vive ancora non solo dentro di me nei ricordi, ma anche realmente. Ecco Svingara, ma il Siena di oggi cosa pensa di tutto quello che è successo in questi tantissimi anni? Ma intanto niente, vabbè, il Siena ha fatto una parabola eccezionale conquistando la Serie A, no, negli anni passati, e penso che abbia veramente raggiunto il massimo di quello che si può aspettare calcisticamente una piazza come Siena, una piazza, è evidente che, voglio dire, non grandissima da potersi permettere come altre piazze, no? Come Siena, di poter rimanere stabilmente in Serie A, perché penso sia una cosa impensabile, no? Per l'attuale realtà, sì. Certo, e quindi dispiace, perché sai, quando assapori qualcosa di grosso, di importante, poi tornare indietro è sempre un po' così brutto, no? Sempre un po' ti fa rimanere con l'amaro in bocca, però io penso che la dimensione giusta del Siena potrebbe essere una buona Serie B, e per fare questo però bisogna ritirarsi fuori dalle sabbie mobili della Serie C. Dico questo perché anche a Livorno, io adesso vivo a Livorno, anche a Livorno, cioè, mantenere la Serie A non è semplice, non è facile, quindi Livorno adesso è in Serie C, e penso che una buona Serie B per Livorno sia a dimensione giusta, quindi sono due piazze abbastanza simili, abbastanza calde, e quindi è chiaro che mi farebbe piacere se entrambe le piazze riuscissero a ritornare quantomeno in Serie B. Senta, lunedì ci sarà il derby Siena-Lucchese, tra l'altro lei ha allenato anche la Lucchese, come vede questa partita? Ma io ora, negli ultimi mesi ho lavorato per la Federazione Americana, quindi non è che abbia seguito da vicinissimo il campionato di Serie C, la Lega Pro, però è chiaro che sto vedendo che sia la Lucchese che Siena stanno facendo un campionato così abbastanza decoroso, però purtroppo
con questo regolamento il decoroso non è abbastanza, no, per poter essere così in lotta per qualcosa di importante. Con questo regolamento assurdo, che voglio dire che premia soltanto le prime classificate, poi c'è una così un altro campionato, diciamo, di più di 20 squadre con i playoff, dal quale ancora una soltanto così risulterà vincitrice. Mi sembra un po' limitativo, no, per un campionato importante come la Lega Pro, però purtroppo questo è il regolamento, questo è quanto, e niente, l'Alessandria in questo momento ha una marcia in più di tutte, anche la Cremonese penso stia facendo molto bene, quindi per sognare in grande serve qualcosa in più, sicuramente qualcosa in più, sia a Lucchese che a Siena. Mister, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi fatto rivivere questi 2 o 3 minuti di qualcosa di grande della mia vita. Grazie a voi, buona serata, forza Siena, buona serata. Sì, no, ha detto 2 o 3 cose importanti. Tanto ha ricordato un altro campionato vinto con Mazzola, in cui con lui c'era il giocatore a Siena, si chiama il genio Fermanelli, che è uno dei pochi, uno forse dei giocatori con una maggior tecnica visti a Siena, anche paragonandolo anche con gli anni d'oro. Ha detto giustamente che il Siena meriterebbe un tranquillo campionato di Serie B. Ora sì, ci è stato detto anche che il Siena è sempre stato un Serie C, no? Che la categoria giusta del Siena forse è la Serie C. Questo magari forse non è propriamente vero. Anche quando ha detto che dei problemi che c'ha la Lega Pro per quanto riguarda poi salire di categoria, è chiaro anche l'Alessandria è un discorso di preparazione, no? Cioè una squadra che ha intenzione poi di tentare qualcosa di importante la dovrebbe preparare nel corso degli anni. Cioè sarebbe importante quest'anno che non fosse un anno gettato via, cioè un anno in cui si imposta una base e in cui l'anno prossimo poi possono essere inseriti altri elementi importanti, cioè con l'anno prossimo di fare un campionato, io non dico che debba essere un campionato vincente, però fare un campionato da protagonisti per poi ripresentarsi magari in cui tentare davvero il grande salto. Cioè considerando appunto che passa una sola squadra, come ha detto appunto Stringara, l'altra poi cioè la roulette dei playoff, bisogna prepararlo negli anni, quindi bisognerebbe che quest'anno la società cominciasse a preparare una rosa, considerando anche gli elementi che ha già a disposizione, da poter l'anno prossimo di essere un campionato competitivo per poi tentare il salto. Questo è più o meno quello che è stato detto, no? Si spera che appunto che ci sia questa intenzione. Vediamo se qualcosa nasce a gennaio, poi chiaramente il grosso lavoro andrà fatto a giugno, quando poi la società proverà un po' anche a scremare questa numerosa rosa che ha a disposizione e trattenere quelli veramente su cui puoi contare. Fabio, dobbiamo fermarci un attimo perché incombe la pubblicità, torneremo insieme fra pochissimo. Pubblicità, seconda parte di Anteprima Pianeta Robur, in studio Fabio Cannoni. Fabio, abbiamo sentito le dichiarazioni di Grillo, che è entrato a partita in corso a Città di Meda, tra l'altro facendo anche molto bene. Ha detto: l'approccio lo abbiamo sbagliato, dobbiamo lavorare sulla mentalità, che è un po' quello poi che hanno detto anche nel post partita gli altri protagonisti. Ecco, come si può lavorare sulla mentalità? Perché se una squadra ha delle cioè, diciamo così, se è fatta di giocatori non all'altezza lo è sempre, no? Se è fatta di campioni lo è sempre, quindi è proprio una questione di testa. Sì, una questione di testa che purtroppo si è manifestata non solo domenica con Renate, però per esempio con il Piacenza in casa, in cui Piacenza iniziò veramente a mille e ci mise i primi 20 minuti furono davvero raccapriccianti per il Siena. Anche con il tutto poi non fu un inizio particolarmente brillante. Il Siena ci ha un po' abituato un po' anche a questi inizi di partita. La prima,
considerando tutti gli attenuanti del caso, anche la prima partita a Pontedera, mi ricordo, fu un primo tempo del tutto negativo da parte del Siena. Quindi c'è questo inizio di partite e il Siena forse, non dico che snobbi, però le prende un po' troppo, gli allenatori, forse anche gli avversari, potrebbero anche essere a conoscenza di questo, e spesso nei primi minuti di partita ci mettono sempre in difficoltà. Chissà se lo farà la Lucchese. Andiamo a bussare allora allo spogliatoio rossonero. Siamo in collegamento telefonico con Fabrizio Vincenti, la Gazzetta Lucchese, per sapere tutte le ultime novità sulla squadra di Galderisi. Buonasera Fabrizio. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Senti, 22 punti, 21 considerata la penalizzazione, praticamente un piede nei playoff. Che squadra è questa Lucchese? Come la presenteresti? Ma dunque, la presenterei come una squadra in crescita da un punto di vista anche della personalità, dopo alcuni stenti iniziali nelle prime partite, stenti che avevano anche in qualche modo messo in discussione la stessa panchina di mister Galderisi, in verità più che altro da parte della presidenza della Lucchese, non tanto dalla piazza alla quale Galderisi è ormai, direi, saldamente legato da 3 anni. Ecco, diciamo, dopo questi momenti iniziali un po' con qualche chiaro scuro, perché ci sono state alcune sconfitte, tra cui quella col tutto cuoio, abbastanza imbarazzanti, la Lucchese ha inanellato una serie di risultati positivi, interrotti solo dalla sconfitta di Como, a detta anche degli addetti ai lavori lombardi, assolutamente immeritata. Per cui è in fase positiva. C'è da dire che forse non ha avuto la cattiveria, pur giocando mediamente bene, non ha avuto la cattiveria di chiudere 2-3 partite che si sono concluse con dei pareggi sicuramente un po' amari. Mi riferisco ai pareggi esterni con la Racing Roma, ma anche quello col proprio Piacenza, insomma qualche punto perso per strada che avrebbe forse reso un pochino più positiva la classifica per la truppa di mister Galderisi. L'obiettivo quindi qual è, considerando anche il momento societario difficile? Bella domanda. L'obiettivo, almeno quello dichiarato a inizio stagione, ripetuto anche dai vertici della società nelle scorse settimane, è di riuscire a centrare i playoff, quindi comunque con i playoff quest'anno allargati, di fatto centrare i playoff vuol dire poco più che salvarsi, visto che tra i play out e i play off ci sono pochissime squadre che restano, come dire, nella zona di mezzo, nel limbo. Quindi l'obiettivo è arrivare ai play off. È chiaro che questa situazione societaria, che si è complicata negli ultimi mesi, ma che come qualche sentore lo lasciava trasparire già durante l'estate, potrebbe effettivamente essere un ostacolo da un punto di vista tecnico. È anche vero che ci sono esempi recenti, anche in Toscana, anche lo scorso anno, penso alla Carrarese per tutti, di società che hanno attraversato davvero dei momenti difficili da un punto di vista gestionale, ma che sul campo sono riuscite a dare il meglio di se stesse. La Lucchese, devo dire, quest'anno è come organico una buona squadra, sono un po' tutti contenti delle operazioni che sono state fatte in entrata dal nuovo direttore sportivo Obedio. Ecco, riassumendo molto velocemente, ovviamente, qual è la situazione a livello societario, appunto, del club? È difficile riassumervelo a distanza di non so, 200 chilometri, quanto ci sono, 150 tra noi e voi. Beh, molto semplicemente, la Lucchese ha il 54% del pacchetto azionario in mano alla Coam, è una società che si occupa di edilizia e che è di Andrea Bacci. Questa Coam è stato richiesto il fallimento da parte del Tribunale, dalla Procura di Firenze, il Tribunale ha concesso un concordato preventivo, ma comunque quindi la Coam non potrà più ricapitalizzare nella Lucchese, quindi di fatto si apre a breve, il 13 dicembre, un periodo nel quale deve essere individuato qualcuno che subentra a questa Coam. Se lo farà direttamente Andrea Bacci, il presidente della Lucchese, che a sua volta ha il 33% in prima persona come socio della Lucchese, questo è un punto interrogativo, perché vorrebbe dire che lui di tasca sua e non più attraverso società gestisce l'87% delle quote e soprattutto delle perdite, perché come tutti noi sappiamo le società di calcio, almeno a questi livelli,
sono dei generatori di debiti e di perdite. È tutta lì la scommessa, capire se troverà qualcuno che lo affiancherà, se i soci lucchesi, che in questo momento hanno solo il 13%, si metteranno mano al portafoglio e aumenteranno la loro quota, oppure mi fermo qui anche per scaramanzia, ecco, però diciamo non è una situazione ideale. Tornando al campo, come si sta avvicinando la squadra al derby di lunedì? Ma da questo punto di vista la squadra è in un buon momento, anche domenica scorsa con la Pistoiese ha giocato una buona gara, la squadra è praticamente al completo con l'eccezione di De Feo, che da quello che sappiamo ci teneva a tornare a Siena e fare la partita, però è rimasto vittima di un bisticcio con un avversario domenica scorsa, ha rimediato due giornate, quindi non ci sarà lui. Notizia di oggi invece che Specie, che è uno dei pilastri della difesa, che la Lucchese si porta dietro dall'eccellenza, è una sorta veramente di bandiera della squadra, ha recuperato da un'influenza, oggi è la prima volta che si allena in settimana, quindi dovrebbe essere sulla linea difensiva. Il clima direi è abbastanza buono, c'è consapevolezza che è una partita ricca di insidie, non soltanto perché la cabala è assolutamente a sfavore della Lucchese, l'ultima volta mi pare 69 anni fa che ci ha vinto, quindi insomma stiamo parlando veramente di ere geologiche fa, però oltre quello c'è consapevolezza che il Siena è una buona squadra, quindi è una gara da prendersi con le molle. Tra l'altro la Lucchese è attesa da tre partite ravvicinate, tutte e tre molto complicate: Siena, Cremonese giovedì e poi Carrara, altro campo a dir poco maledetto per la Lucchese, domenica prossima, quindi sanno bene che in queste tre gare si dipanerà un po' anche il futuro, almeno quello immediato della Lucchese sul campo. Senti Fabrizio, la probabile formazione quale potrebbe essere? Detto che Nobile, il portiere, è quello giovane, ormai si è piantato tra i pali, ha strappato la maglia numero uno all'esperto Di Masi, dovrebbe la Lucchese giocare con la formazione di domenica scorsa che ha battuto la Pistoiese, naturalmente con l'eccezione di De Feo squalificato, quindi una linea difensiva a tre con Espece, Capuano e Dermacu, o in alternativa a Maini. Questa è una scelta che il mister si riserva sempre di fare in base agli avversari, quindi anche alle caratteristiche fisiche, perché Dermacu è un corazziere, quindi è uno bravissimo sul piano fisico, magari perde qualcosa in velocità, quindi Maini o Dermacu, uno dei due comporrà il tridente difensivo. E poi a centrocampo ci dovrebbero essere Bruccini, capitano Lè, e poi Cecchini, e sull'out di destra Merlonghi. Più avanti la coppia di esterni, quindi Terrani e Fanucchi, che prenderà il posto di De Feo, e sarà guardato un po' come osservato speciale, perché è una delle delusioni di quest'anno Fanucchi, dopo che l'anno scorso invece è stato uno dei protagonisti della stagione, e poi davanti naturalmente Francesco Forte. Grazie Fabrizio per essere stato con noi ad Anteprima Pianeta Robur. Grazie, a voi, a presto. Vabbè, andiamo a vedere allora, dopo aver sentito quale potrebbe essere l'11 titolare della Lucchese, quale potrebbe essere quello bianconero. Ricordo sempre con il condizionale, perché è molto difficile azzeccare le scelte di mister Colella. Abbiamo dato continuità alla formazione vista al Città di Meda con il rientro di Firenze, quindi a favore dei nostri radioascoltatori: Moschena in porta, in difesa Stankevicius, Ghinassi e Bordi, Guerri davanti alla difesa con le mezzali Vassallo e Firenze, D'Ambrosio e Iapichino sulla fascia rispettivamente destra e sinistra, davanti il tandem Marotta-Mendicino. Ma questa sì, sembra la formazione forse più probabile, con il dubbio di D'Ambrosio. È chiaro, se noi si inserisce Grillo al posto di D'Ambrosio, la squadra ha una maggiore spinta offensiva, come successe domenica a Meda, però forse pecca. Sono sincera, lo avevo messo anche nella formazione titolare. Pecca magari forse sulla fase difensiva, però essendo una partita in casalinga in cui Siena dovrebbe cercare di conquistare l'intera posta, è chiaro, Grillo e Iapichino sono due esterni validissimi, è chiaro che devono fare l'intera fascia, cioè sia la fascia offensiva e difensiva. D'Ambrosio è più adatto a fare la fase difensiva, meno per quanto riguarda la spinta offensiva, però diciamo questa potrebbe essere una formazione titolare al 90%, salvo poi che non ci sia anche la sorpresa Romagnoli.
perché potrebbe essere, visto anche tanti incontri ravvicinati, questa una soluzione. Sì, dobbiamo vedere, lui, sai, l'allenatore ha sempre schierato un po' questo, anche la linea difensiva, considerando anche l'assenza importante di Terice e di Panariello. Bordi dovrebbe essere, e Ghinassi dovrebbero essere i due titolari che lui ha più spesso inserito. Poi c'è il discorso Bonino, ma quello è un discorso un po' a parte. Bonino è stato inserito sempre in corso di partita, ha sempre dimostrato di essere un valido giocatore, considerando anche, ho letto che c'ha anche il record in base ai minuti giocati, alle reti segnate, quindi diciamo è un protagonista. E quindi vedremo un po' nel corso della partita come chiaramente sarà importante e come si ricordando mette poi, ovviamente le assenze, perché mancano, sì, manca Gentile Panariello, quindi diciamo chiaramente poi ci sarà il discorso del centrocampo con Vassallo e Firenze che devono fare anche lì la doppia fase di impostazione e di contrasto, perché il Siena ha sempre avuto dei problemi anche nel contrastare i centrocampisti avversari. Basta guardare la rete presa da Renate quando il giocatore dell'azzurro della linea centrale del campo è arrivato al limite dell'area e nessuno l'ha contrastato. Quindi diciamo è importante anche questa fase, quindi vediamo un po' come si evolve poi la partita. Non si fermano i collegamenti ad anteprima Pianeta Robur, allora do il benvenuto ad Alessandro Lorenzini in diretta dalla sede dei Fedelissimi, dove è in corso un aperitivo con Giovanni Colella. Buonasera Alessandro. Buonasera Angela, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sì, una serata di compagnia e di divertimento, ovviamente di intrattenimento, diciamo così, anche per parlare ovviamente di questo trittico di partite che affronterà il Siena la prossima settimana. Il Siena Club Fedelissimi ha voluto organizzare questo momento di incontro con Giovanni Colella. Tra l'altro ha fatto una sorpresa al Siena Club Fedelissimi a Nadurio, che è arrivata così a sorpresa qui nei locali del club per partecipare a questo incontro. Accanto a me c'è il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Molinacci, a cui chiedo ovviamente come dire, l'importanza di questo tipo di incontro e poi cosa si aspetta per queste tre partite importanti, intense, che dovrà affrontare il Siena. Ma l'idea di fare questo incontro, questo aperitivo con Colella mi venne a cena nella Giraffa, perché non avevo mai parlato con l'allenatore, che secondo me, ora glielo dirò anche, cioè quando è in compagnia, quando si parla di là dei valori tecnici, ha un altro aspetto, una persona molto piacevole con cui si sta bene, cosa che invece non riesce magari a trasmettere quando è in conferenza stampa, e quindi lo scopre averlo di far conoscere in maniera informale diciamo così quello che è il Colella normale al di fuori della conferenza stampa, in cui noi tifosi invece non abbiamo, lo possiamo solo vedere in televisione. Senti, tre partite importanti la prossima settimana: lunedì il derby con la Lucchese alle 20:45 al Termo Franchi, poi Viterbo, la trasferta dell'8 dicembre e poi la gara in casa con l'Olbia. Sono tre partite forse fondamentali per il futuro del Siena? Sono tre partite, diciamo, fondamentali no, ma importanti. Sono tre partite importanti perché dando continuità ai risultati si può scalare la classifica e tornare fra le prime 10, che è il vero obiettivo, diciamo, di quest'anno, anche se la Presidente ha detto che gli obiettivi non ci sono. Però secondo me nei primi 10 ce la possiamo fare, e per riuscire ai touch bisogna dare continuità di risultati, perdere il minor numero di partite possibile e cercare di vincerne anche qualcuna. Le partite che si presentano sono partite che sono come dire, alla nostra portata, ma anche alla portata degli altri, perché sono squadre che più o meno hanno gli stessi punti noi. Io mi auguro, e soprattutto quelle due in casa, di portare a casa i punti che ci potrebbero rilanciare in campionato.
Grazie a Lorenzo Muniacci che ha citato Stefano Montomoli in questa sua intervista, perché il nostro Stefano Montomoli aveva detto anche su Piazza Robur che le partite prossime del Siena sono abbordabili per Siena ma anche abbordabili per gli avversari. Io direi appunto di lasciare Lorenzo all'aperitivo e poi magari ci proviamo a collegare più tardi e vediamo se riusciamo a coinvolgere anche il mister Giovanni Colelli. Bene Alessandro, allora fra poco. Bene. Fabio, ti faccio la stessa domanda che ha fatto Alessandro. Tre partite fondamentali? No, tre partite, come si diceva prima, in cui si spera di vedere qual è il relativo valore di questa squadra. Considerando appunto la posizione del Siena, considerando anche le partite che il Siena ha giocato fino ad oggi, quindi le 15 partite, il Siena ha avuto grosse difficoltà incontrando le squadre che ci precedono in classifica, mentre ha vissuto delle partite positive con le squadre, diciamo, della seconda fascia della classifica, a parte, ripeto, il Livorno che abbiamo battuto e il pareggio conquistato con il Renate. Quindi con queste tre squadre che sinceramente, come diceva anche Lorenzo, sono, o almeno a livello di classifica, sono a pari nostro, quindi sono tre partite in cui il Siena, come si diceva, deve dimostrare quel qualcosa in più. Ora ha detto che la società non ha obiettivi, e quello che dicevo un po' anche prima, no? Ha dichiarato la presidentessa e la presidente non ha obiettivi. Questo secondo me non è del tutto giusto, perché bene o male, anche se non dichiarati, chiaramente la società ha un obiettivo, bisogna che l'abbia, anche perché, ripeto, come si diceva prima, anche se è un campionato di transizione in cui tutti ormai sono un po' rassegnati forse a vivere questo campionato abbastanza in modo indifferente, però ecco, l'obiettivo almeno quello di consolidare e di avere una base, come si diceva prima, per il futuro ci deve essere. Io credo che la società ce l'abbia, anche se non esplicitamente dichiarato. Torniamo adesso però a Lucca e lo facciamo dando il benvenuto all'allenatore della squadra rossonera, Giuseppe Galderisi. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi, come state? Tutto bene, grazie. Mi fa molto piacere. Senta, sei risultati utili consecutivi, come si sta avvicinando la Lucchese alla partita di lunedì in casa del Siena? Con grande attenzione, con grande concentrazione, stiamo lavorando molto, siamo molto concentrati per quello che ci aspetta, perché oltre ci aspetta una settimana molto terribile, iniziamo poi su un campo molto difficile contro una buona squadra che secondo me non ha assolutamente espresso fino adesso i propri valori, e col tempo sono convinto che farà grandi cose, e noi dobbiamo stare attenti che non cominci proprio con noi, perché credo che sia una partita importante. Poi abbiamo la Cremonese, abbiamo la Carrarese fuori casa, insomma questo è un campionato difficile, non abbiamo tempo per rifiatare, e bisogna sempre stare sul pezzo, perché credo che sia questo un momento molto delicato, essendo quello prima del mercato. Senta mister, che cosa la fa dire, cosa la fa spendere queste belle parole sulla squadra di Colella? Cosa mi piace della squadra di Colella? Sì. Beh, insomma, basta guardare i giocatori che ha nella rosa, insomma, sicuramente qualcuno ha qualche contrattempo, qualcuno ha avuto qualche problema, qualcuno sta cercando la buona condizione, ma insomma, solo i due giocatori davanti, più l'aggiunta di questo ragazzo che si sta facendo molto bene, io credo che... Bonino sta dicendo. Sì, scusami. Hanno giocatori che io conosco perfettamente, sono perfettamente in sintonia con una piazza ambiziosa come Siena, in mezzo al campo giocatori di esperienza, giocatori di un certo spessore. Io credo che l'allenatore, di cui ho grande stima, che conosco, insomma, credo che questa è una buona squadra che deve, come noi in questo momento, cercare la giusta strada per fare le cose al meglio delle possibilità. Domanda scontata: che partita sì. Si aspetta lunedì? Io credo, da quello che ho visto, da come noi stiamo cercando di capire al meglio la squadra che andiamo a incontrare, credo che sarà una partita molto aperta, perché è una squadra che spinge molto, che attacca molto, e troverà di fronte una Lucchese che insomma ha sempre cercato di fare quello che può, ma cercare di essere propositiva. Siamo due squadre che sicuramente cercano di fare del buon calcio, e tra l'altro siamo in un momento dove entrambi i rischi ce li possiamo prendere, insomma, perciò credo che verrà fuori una bella partita.
Mancherà Gianmarco De Feo, squalificato per due giornate. Questo mi dispiace. Ci teneva il ragazzo a prendere parte? Soprattutto perché lui ci teneva, ma anche per... perché lui ci teneva in modo particolare, perché ci teneva a tornare a giocare lì contro la sua squadra, ma giusto per... ma soprattutto perché lui è un momento che sta bene, è un giocatore importante e via dicendo, perciò insomma è un peccato non averlo, ma soprattutto per lui, perché veramente è un ragazzo che si lega a determinate cose, perciò ci teneva in modo particolare, ma purtroppo il calcio non è la prima e non sarà l'ultima. Senta mister, questa situazione societaria, abbiamo sentito prima anche un collega che ci ha spiegato un po' qual è la situazione, questo spettro del fallimento sta in qualche modo minando la serenità della squadra? Beh, se ti dicessi di no non sarei corretto. Un po' di serenità la perdiamo, perché purtroppo qualche notizia, qualche cosa, tutte le cose che si sentono e si dicono, qualche difficoltà vera, oggettiva, insomma la viviamo, però siamo anche consapevoli che il Presidente ci ha incontrato due settimane fa a cena, ha incontrato i ragazzi, domenica si è presentato al campo, ha visto la partita, ha parlato alla stampa, insomma io credo che quando c'è qualche difficoltà bisogna dare fiducia alle persone che stanno cercando di fare le cose nel migliore dei modi, cercando di dargli anche un po' di forza, perché credo che qualche buon risultato nostro aiuti lui a fare le cose fatte meglio. Credo che nella vita in generale qualche difficoltà si possa avere, noi abbiamo fiducia che le cose si aggiusteranno, i tempi sono stretti perché il 13 c'è questa data importante, ma io sono convinto, tra l'altro oggi è il suo compleanno, l'ho appena sentito, gli ho fatto gli auguri, Presidente Bacci, io sono convinto che noi dobbiamo fare il nostro e poi il Presidente farà il suo. Senta, il suo rapporto con la Lucchese si può dire che è un po' particolare, la piazza comunque è legata molto a lei per quanto riguarda invece la sua presenza in panchina, è due volte subentrato, due volte ha condotto la squadra alla salvezza e solo da quest'anno però è partito dall'inizio, però la squadra nel momento forse più difficile nel derby con il Livorno ha dimostrato insomma di credere fortemente a lei e di volerla in panchina. No, io ho un grande gruppo e questo l'ho sempre detto e lo continuerò a sottolineare, ho dei ragazzi importanti sotto l'aspetto umano, professionalmente di grosso spessore, ho qualche giovane molto interessante, ho qualche buon giocatore che deve imparare a vivere la categoria, insomma io credo che questo è uno zoccolo duro che da 2 o 3 anni io conosco e che non mi ha mai tradito e sono convinto che non lo farà mai, ma non perché deve tradire Calderisi, ma perché so che uomini ho davanti e so quello che mi possono dare, e anche quest'anno in un momento molto delicato e tutte le domeniche ancora adesso, perché noi sappiamo quello che stiamo vivendo e di conseguenza dobbiamo trasmettere in campo tutta la nostra energia, la nostra forza, sappiamo quelle sono le difficoltà, perciò ancora adesso stiamo cercando di comportarci al massimo delle nostre possibilità e l'unione che c'è nel vivere la settimana difficoltosa, la settimana meno difficoltosa, è la nostra unità di intenti, la nostra forza che poi auguro sia anche una forza per tutti, insomma. Fabio, non so se ci sono domande per il mister. No, considerando anche appunto l'essenza di De Feo, Fanucchi, che è stato un giocatore protagonista lo scorso anno, ma anche negli anni precedenti, nelle squadre in cui ha militato, e poi anche considerando che la forza della Lucchese, questa coppia davanti con Forte veramente in forma, potrebbe anche dar dei grossi fastidi a un Siena, ripeto, che con le assenze che ha, almeno dal punto di vista difensivo, a volte ha qualche defiance. Noi perdiamo De Feo, che è un giocatore che sta giocando, sicuramente recupereremo Farucchi perché è un giocatore molto importante, ha veramente una grande, oltre al grande talento, una grande qualità, è un ragazzo che c'è profondamente attaccato a quello che fa, perciò mi aspetto da lui sicuramente grandi cose. Terrani e Forti stanno facendo
bene, abbiamo Martinez che sta recuperando, noi di avanti abbiamo qualche piccolo contrattempo, però tutto sommato quello che noi interessa è mantenere questa densità, tirar fuori, come ha sottolineato, giocatori importanti che in questo momento casomai stanno soffrendo ma stanno lavorando bene, come Fanucchi e come altri giocatori, e cercare di essere pronti in questa settimana terribile, cominciando dalla prima, perché domenica, lunedì, sera sarà secondo me una bella partita e molto complicata per noi ma anche per loro, come è il calcio. Mister, grazie per la sua partecipazione. È sempre un piacere, un abbraccio e ci vediamo domenica. Ah, scusa, lunedì. Non è domenica, lunedì. capita. Bene, a lunedì, grazie mister. Un abbraccio a tutti, arrivederci. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi ultima parte di Anteprima Pianeta Robur. Prima Pianeta Robur sulle frequenze di Radio Siena TV, continuiamo a parlare del derby di lunedì al Franchi, 20:45 Siena-Lucchese, andiamo a sentire chi sarà a dirigere il match, Claudio Agnelli. Ecco arrivare l'ennesimo derby toscano. Nel posticipo serale di lunedì arrivano al Franchi i rossoneri della Lucchese di mister Nano Galderisi, reduci dal convincente successo interno con la Pistoiese superata con il classico 2-0. La Lucchese è nel folto gruppo che lotta per i play-off con un solo punto di vantaggio sulla Robur. Si tratta di un derby sentito, la partita è molto importante per il futuro di entrambe le formazioni. Ed allora ecco arrivare un arbitro esperto che ha già diretto questa sfida a campi invertiti il 26 settembre 2015 e finì 0-0. Dalla lontana sezione AIA di Lamezia Terme sale in Toscana Giovanni Luciano, quarto anno di Camp Pro con 30 presenze in Lega Pro, 26 cartellini gialli sventolati, uno rosso, nessun rigore assegnato. Il suo tragitto nell'annata sportiva in corso è stato il seguente: Fidelis Andria Catania 0-0, Lumezzane Virtus Bassano del Grappa 2-1, Monopoli Fondi 1-0, Venezia Teramo 3-1, Latin Cappe in Foggia Juve Stabia 4-1, Pistoiese Arezzo 1-1 e Reggiana Albino Leffe 2-0. Assisteranno l'arbitro calabrese Mokhtar di Lecco e Lombardo di Macerata. Questa è la scheda tecnica sull'arbitro. Ho visto la velocità, le squadre in trasferta non è che abbiano avuto grossa fortuna con quest'arbitro. Speriamo che la tradizione. Che continui la tradizione. Bene, allora noi diamo di nuovo però adesso la linea ad Alessandro Lorenzini, perché dovrebbe essere in diretta dalla sede dei Fedelissimi con il mister bianconero Giovanni Colella. E ancora buonasera Angela, abbiamo strappato il mister a questo aperitivo con i tifosi qui all'interno della sede del club Fedelissimi. Ovviamente al mister chiediamo un'impressione di questo incontro diretto con la tifoseria bianconera. Mister, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Buonasera Corellini, mi stavo chiedendo perché non fosse qua. Sono al lavoro mister. No, la serata è piacevole, stavo proprio chiacchierando di alcune cosette e niente, sono sempre molto accoglienti, è sempre un piacere venire a far due chiacchiere. Ecco, al mister chiederei ovviamente anche un po' della prossima settimana, perché sarà una settimana intensa, tre partite in sette giorni, tre partite importanti. Si comincia con il derby lunedì, poi Viterbese e Olbia. Sì, sarà secondo me uno spartiacque questa settimana qua, perché l'esperienza precedente del torneo a 20 squadre mi dice che queste settimane così intense di impegni poi incidono, o in negativo o in positivo, quindi lo sappiamo da un pezzo, ci siamo preparati, purtroppo qualche problema fisico di troppo ci ha tolto qualche giocatore, però siamo pronti, insomma adesso vediamo di affrontarli al meglio, perché ripeto è un gradino importante da passare. Non so se avete qualche domanda da studio, io girerò volentieri le vostre domande al mister. Sì Alessandro, volevo chiedere una cosa su Bonino, perché tra l'altro si è appena preso anche i complimenti dal mister della Lucchese Galderisi, insomma tanti commenti su questo giovane attaccante che si sta mettendo in mostra, perché c'è chi vorrebbe vederlo in campo dal primo minuto, chi invece dice che è meglio magari centellinarlo perché è ancora giovane e quindi gli va dato il tempo di crescere. Ecco, volevo chiedere al mister quali le scelte in merito di Cristian Bonino.
su Bonino, mister, che si è preso anche i complimenti in diretta da mister Galderisi. C'è chi dice, come dire, meglio farlo maturare un po' in panchina, e invece chi lo vorrebbe in campo dal primo minuto. Lei cosa ci può dire? Beh, né una né l'altra cosa. Bonino è uno dei nostri attaccanti, come tale viene utilizzato, e onestamente finché è stato, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto il suo e anche bene, come penso l'abbiano fatto gli altri. Quindi io lo considero un ottimo giocatore e non lo considero solo un'alternativa, e in queste tre partite sicuramente avrà il suo spazio. Angela, io ringrazio il mister Giovanni Colella e, come dire, se mi permetti, rubo proprio una battuta a Nadurio, che abbiamo, che cogliamo di sorpresa, perché sapete che a Nadurio, come dire, è un po' timida, posso definirla così, con i microfoni, e le rubiamo solo una battuta in diretta su Radio Siena TV, un incontro con i tifosi qui alla sede del Siena Club Fedelissimi, come dire, un'opportunità ulteriore di fare conoscenza con Siena. Buonasera a tutti. Sì, sicuramente sì, stasera sono un'intrusa, non è la serata mia, però se c'è da bere magari. Allora, una battuta anche da studio con Anna Duio, se volete, proprio al volo, perché l'abbiamo strappata ai tifosi. Guarda Alessandro, siamo veramente in chiusura, salutiamo ovviamente la presidente, e con la speranza che insomma questo campionato possa dare a tutti delle soddisfazioni, ecco perché anche qua con Fabio ne parlavamo prima, sugli obiettivi, che questo primo anno sia la base da cui partire per qualcosa di più grande, ecco. La base per partire da qualcosa di più grande, dicono da studio, quest'anno. Non lo so, per quest'anno, lo sapete, obiettivi precisi non ce ne sono, cerchiamo di fare il nostro meglio, quello che viene prendiamo sicuramente. Grazie a Nadurio, a voi studio. Bene, abbiamo sentito allora, grazie ad Alessandro Lorenzini, la voce di mister Colella e di Anna Durio. Fabio, ti faccio una domanda a te su Bonino, però. Te fra quale sei? Sei fra quelli che vorrebbero vederlo in campo, oppure che magari pensa meglio tenerlo un po' in panchina per farlo crescere? No, Bonino è chiaramente un giocatore, come ha detto il mister, importante. E chiaramente l'alternativa a Mendicino, cioè questo ormai è dimostrato anche nel corso delle partite in cui ha giocato Bonino, entrava quasi sempre al posto di Mendicino. Marotta ha detto sempre che Mendicino si trova bene, però forse a livello di presenze, anche a livello di realizzazione, non dimentichiamoci, ripeto, che Bonino ha segnato le stesse reti di Mendicino giocando un terzo dei minuti che ha giocato Mendicino, una media di 1 quindi 1,50 minuti, quindi chiaramente è importante, è un giovane, speriamo che anche lui è uno dei numerosi prestiti che c'è a Siena, speriamo che la società riesca per il prossimo anno, come si diceva prima, a programmare la sua permanenza qui a Siena. Non sarà facile chiaramente, se poi riuscirà a mettersi ancora di più in evidenza nel restante parte di campionato. Io penso che almeno in queste tre partite una da titolare Bonino la possa fare, chiaramente considerando appunto, ecco, gli impegni ravvicinati che avrà il Siena in questa settimana. Non so se va aggiungere qualcosa a quello che è stato detto da mister Colella Nadurio, se no passiamo direttamente ad analizzare. No, visto tanto che la presenza di Nadurio tra i tifosi ormai è consolidata, quindi e quindi ormai la situazione senese penso la possa conoscere abbastanza bene. E sul discorso dei programmi, come ha detto lei, non per quest'anno, ripeto, io spero che sia un discorso giustamente da per non esporsi eccessivamente, ma all'interno della società chiaramente qualche programma giustamente debba essere impostato, anche per non ricadere, ripeto, in campionati successivi abbastanza anonimi, di cui purtroppo negli anni 90 della Serie C abbiamo dei ricordi non propriamente felicissimi. Velocemente, c'è già la musica in sottofondo di chiusura, andiamo a leggere il prossimo turno di campionato, la 16ª giornata, che vedrà in campo Carrarese Olbia, Pistoiese Renate, Tutto Poio Livorno, Cremonese Prato, Gian Erminio Pontedera, Alessandria Viterbese, Como Pro Piacenza, Piacenza Racing Roma, Arezzo Lupa Roma e, come detto, Robur Siena Lucchese. Un tuo commento su questa giornata?
Sì, ci sono alcune partite interessanti, la Cremonese deve riscattare chiaramente il passo falso di domenica scorsa ospitando un Prato che sì ha vinto a Olbia, ma comunque non dovrebbe essere un cliente difficilissimo. L'Alessandria ha un compito abbastanza con questa Viterbese che ha avuto un inizio di campionato entusiasmante, poi si è fermato quando ha cominciato a prendere qualche gol. Si è improvvisamente crollata, però domenica scorsa ha vinto, quindi sembra in leggera ripresa. Poi ripeto, sono partite tutte giustamente da vedere. Il Livorno a Pontedrano è tutto coio, se vuole rientrare nel discorso di disputare un campionato da protagonista deve andare a fare la partita, e poi le altre le vedo abbastanza similari, abbastanza combattute, ecco. Bene, Fabio, grazie per essere stato grazie con noi. A voi per l'invito. Grazie a Franz Plantone in regia, a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Anteprima Pianeta Robur è per venerdì prossimo. Un buon proseguimento di serata con Radio Siena TV.